Sentite anche senza questo? Sì. Bene, allora la lezione di oggi tratta di non di particolari eventi a memoria di uomo che sono stati il tema principale delle mie ricerche negli ultimi 30 anni, ma dello scenario dentro il quale si svolgono. E sono, ed è uno scenario astronomico, in cui presenterò quello brevemente che è lo scenario astronomico attuale, che ha subito continue modifiche, e quello che potrebbe essere lo scenario finale, che implica delle variazioni molto più sostanziali e rivoluzionarie del sistema solare. Come mai mi occupo di queste cose? Qui dovrei fare un po' di storia personale, tenendo conto che sin da ragazzino la lettura è stata il mio interesse principale. Ricordo che mia madre mi insegnò a leggere sul tavolo di cucina quando avevo 5 anni e subito cominciai a divorare i non molti libri che c'erano in casa, in quanto la casa paterna durante la guerra a Milano era stata colpita da una bomba, dall'ultima bomba, ed era stato distrutto quasi tutto. L'ultima della guerra. Si trovava vicino alla ferrovia, in Viale Macchi, in fondo dove arriva c'è la fermata del tram numero 1, vicino c'era una sede del movimento dei fascisti, dedicata a Ettore Muti, che era morto e considerato. Quando si avvicinò e passò un gruppo di aerei che avevano fatto un bombardamento nella zona di Varese, dove c'era l'aeroporto militare di Venegone e altre cose, qualcuno da sotto cercò di buttarle giù con una mitragliatrice. Uno degli aerei tornò indietro e buttò una bomba che invece di colpire quell'edificio colpì quello di mia nonna. La mitragliatrice non colpì l'aereo, non era un missile terrestre. C'era qualcuno che colpì. Quindi a casa mia erano stati portati, ci eravamo spostati negli ultimi 2 anni di forti bombardamenti. Ricordate che Milano ha avuto il 10% distrutto dalle bombe, che le bombe sono state... Scusa, la mia bisnonna era milanese, Piazza Duomo, e fu poi ospitata da sua figlia da Genova a Bergamo, scollata, e da là vedeva il bombardamento di Milano. E diceva, la mia casa tornò a Milano, la sua casa fu distrutta, e quello che era rimasto dentro di valore fu sciaballato. Probabilmente, comunque, poco tempo prima di questo atto di distruzione, mia nonna aveva un fratello che era parroco a Palermo Giuliano, dove aveva costruito una chiesa con il più alto campanile della Lombardia, pare, e si erano trasferiti in una vecchia casa del Settecento, priva di riscaldamento, salvo un paio di camini di volume gigantesco, si poteva entrare dentro a scaldarsi. E portarono da Milano poche cose, fra cui mi colpì sempre, c'erano degli spartiti completi di alcune opere liriche, come Lohengrin e l'Aida, e alcuni spartiti di arie di opere, come mi pare di dire ancora di Bizet. Solo 15 anni fa scoprì che erano probabilmente proprietà del grande tenore Pertile, Aureliano, che era il tenore preferito di Toscanini e che pare fosse un amico di mio nonno. Mio nonno aveva un albergo vicino alla stazione che allora si trovava nella zona dove adesso più o meno ci sono i giardini pubblici, all'inizio del Novecento, nei primi anni del Novecento, e andava a suonare e cantare a casa di mio nonno. Come mai ci fu questo contatto? Mio nonno aveva passato una quindicina di anni girando gli oceani, non voleva fare il contadino, era scappato a Torino, era andato in un albergo dove avevano trovato il terreno vecchio per le lingue. Quando lo scoprirono dissero lasciatelo qua, è portato per le lingue. Poi andò ai funerali di Garibaldi, una nave cercava un mozzo, si imbarcò e imparò, pare, 17 lingue asiatiche e 8 europee. Che non è poi tantissimo, perché medico, padre, io so di uno che è stato a 27, ho conosciuto uno che ne conosce 140, un ecco mondiale. Sarebbe qualcosa il pastore asiatico? No, è un pastore di Campegine che dall'età di 15 anni si alza ogni mattina alle 5, studia fino alle 10, poi porta le pecore al pascolo.
e ha pubblicato un centinaio di dizionari di lingue, tra cui l'ultimo, che mi risulta era il rutulo, una popolazione del Caucaso, che compare anche in Virgilio, perché avevano seguito qualcuno in migrazioni verso il Lazio. Bene. Ma i rutoli, c'erano pochissimi libri. I rutoli erano una popolazione laziale, mi pare, ne parla nelle regole. Nel Lazio, ma erano originari del Caucaso, come i magiari. I magiari sono noti in tre posti, nell'Ungheria attuale, nella Pannonia. In Pannonia arrivarono dagli Urali meridionali, dove erano stati sotto il controllo dei Casari, negli Urali erano arrivati dalla zona degli Altai, dove all'epoca di Genghis Khan si trovava ancora una loro tribù, che fu una delle 10.000 tribù conquistate da Genghis Khan. Conoscevano la metallurgia, avevano un'alta tecnologia. Sicuramente sono stati loro per permettere a Genghis Khan di costruire le macchine con cui lui, che veniva dalla Mongolia, dove non c'erano mura, eccetera, eccetera, è riuscito a buttare giù le grandi città dell'impero persiano, della Cina, della Cina settentrionale. Bene, l'unica cosa che arrivava regolarmente una volta al mese era selezione del Reader's Digest, che da qualche anno non esiste più. E che a un certo momento cominciai a leggere, credo che fosse il 56 o 57, avevo 12 anni, quando lessi un articolo che mi impressionò profondamente. Era di Immanuel Velikovsky. Ogni numero di selezione aveva in fondo la sintesi di un libro, di solito erano libri di scarso valore, ma questo è impressionante, perché Velikovsky spiegava in termini naturali e non di miracolo eventi vari della Bibbia, e comunque affermando la storicità della Bibbia. Ricordo che fui profondamente impressionato, soprattutto quando parlò del sole che si fermava. Lo lessi, poi con il tempo lo dimenticai, perché ai tempi del liceo, eccetera, questo tipo di tematiche lasciai da parte. Nel frattempo mi ero letto anche una cosa estremamente interessante, che trovai in Puglia, nella cantina dove c'erano i libri che aveva comprato mio padre, la maggior parte dei quali non li avevo nemmeno letti, come i libri di Gaggio di Amicis, che sono molto belli. C'era una sintesi della teoria di Wegener, assolutamente fantastica anche questa, perché indicava questa nuova prospettiva sulla spostamento dei continenti, eccetera, eccetera. Quindi ho avuto un certo riferimento astronomico, geologico, nella giovane età, e è mia opinione che quello che è stimolante, illuminante, è un mito nella giovane età, poi probabilmente può influire la grande età più avanzata, in cui verrà sviluppato ad un altro livello. Bene, poi mi sono laureato in fisica, volevo fare astronomia, ma i due corsi che seguivo di astronomia erano assolutamente deludenti. Uno era del professor Zagar, un grande alla sua maniera, che però con un corso di trigonometria sferica non faceva che riempire la lavagna di impressionanti formule e così via. E l'altro era il dottore Masani, che veniva da Torino e che parlava dell'astrofisica del Sole, però assolutamente senza interesse, in un modo molto annoiato. Per cui mi orientai verso la matematica applicata più in generale, partendo dalla fluidodinamica di grazie al professore assolutamente geniale Carlo Cercignani, con cui feci la tesi, e che è morto recentemente in condizioni estremamente penose, perché ha avuto una sclerosi a placche, ha continuato a girare il mondo con la sclerosi quando c'era nessuno che l'aiutava, è finito a San Raffaele, aveva dei problemi renali, aveva bisogno di bere in continuazione. Una notte che non c'era nessuno degli amici dargli da bere, gli infermieri lo dimenticarono ed ebbe un collasso renale. Tra l'altro recentemente è stata data una medaglia Field a un francese, Cédric, che cominciò col risolvere una, che ha fatto dei lavori importanti sull'equazione di Boltzmann, che è stato un po' il punto di partenza, il punto centrale dei lavori di Cercignani. E questo giovane brillante, tra l'altro di grandi interessi musicali, ha iniziato la sua carriera risolvendo la congettura di Cercignani.
e poi risolvendo un certo problema che è difficile, molto astratto, ma comunque quel tipo di problemi che interessa a certi matematici. Va bene, importante di altri, secondo me. Bene, andai quindi al CISE, che allora era forse il migliore centro di ricerca in Italia, fondato più o meno all'epoca di De Gasperi, arrivò ad avere 800 e puntava a creare un reattore nucleare di modello alternativo ai cari e poco efficienti reattori americani. C'erano sicuramente alcuni dei migliori ingegneri e fisici italiani, Ecchi, Sona, Cavalleri, Casagrande, che è morto da pochi giorni, e altri, e il CISE viaggiava verso la possibilità di realizzare quello che si era proposto, il che sarebbe poco piaciuto agli americani. Per cui c'è stato tutto un discorso politico che ha portato alla chiusura di centri di ricerca e del CISE in particolare. Io mi ero accorto che l'aria tirava male al CISE, passare al CNR e poi all'Università di Bergamo in modo del tutto casuale. Mi trovavo in Inghilterra quando uno dei massimi dell'ottimizzazione non lineare, il professor Dixon, mi disse che di lì a due mesi sarebbe stato a Varenna a un convegno sull'ottimizzazione globale organizzato dal professor Zego, il quale lo conoscevo molto vagamente, e mi chiese come mai non ci andavo io. Lo contattai e Zego, visto quello che avevo fatto a Stanford, in Inghilterra, eccetera, non ebbe problemi poi a darmi un incarico, che successivamente divenne un posto di associato e di ordinario, in quella tematica, quella dell'ottimizzazione, che io avevo iniziato al CISE quando ancora si pensava che si poteva costruire questo reattore nuovo. E allora c'era tutto un problema di ottimizzare i parametri costruttivi. Perché l'ottimizzazione non lineare che si era sviluppata in quel periodo era esattamente quello che richiesto per tutta una serie di problemi tecnologici. Può essere anche utilizzato in problemi economici o altro, ma l'applicazione normale era i problemi tecnologici. Successivamente, quando venne qui a Bergamo, mi occupai dell'ottimizzazione del consumo carburante e delle altre, eccetera, ma non voglio parlare di questo discorso. E avevo affrontato anche lo sviluppo dei nuovi metodi andando a Stanford in Inghilterra e poi in Germania, ottenendo dei pregevoli risultati, e successivamente fui in grado, con una collaborazione con ungheresi, inglesi, cinesi e iraniani, di sviluppare un nuovo approccio, completamente nuovo. Con la parentesi, ricordo che il professor Spericato, 20 anni fa, aveva pubblicato un panel di dipartimento di matematica, articoli che avevano. Vabbè, certo, io ho avuto per 15 anni cinese, avevo fatto 100 lavori insieme. Però il lavoro principale, questi metodi chiamati ABS, usano una matematica, un'algebra lineare dimenticata, perché fu sviluppata da un certo Iger Bari negli anni 30 e poi negli anni 40 e i primi anni 50. Iger Bari è noto per aver collaborato con Koenig, con il quale stabilì l'equivalenza delle equazioni differenziali del sistema gravitazionale a tre corpi con il sistema del giroscopio rigido, pari a 18 equazioni differenziali, un risultato di grande interesse teorico ma possibilmente anche applicativo. Poi è successo il primo dramma. Koenig fu perseguitato dal governo che c'era allora, fascista, di Bela Kun, e commise suicidio. Ammiraglio. Senza flotta, perché era ammiraglio dell'impero austro-ungarico, quindi l'impero austro-ungarico non veniva al porto di Trieste. Poi quando quelli si è staccata, l'ammiraglio Orti fu quello che sostituì la dittatura di Bela Kun e dell'ammiraglio Orti. Bene, poi dopo la guerra arrivò il comunismo e la tendenza sotto il comunismo fu di mettere a direttore dei dipartimenti persone fidate politicamente. Quindi ho saputo da un mio collega che la maggior parte degli
dipartimenti erano guidati da operai, da contadini, strategia di matematica. Però Egervale era un tale livello che si cercò di costringere alle dimissioni accusandolo, che ne so, che aveva fatto delle regolarità amministrative di qualche là, e questo ha portato anche lui al suicidio. Abbiamo due matematici geniali ungheresi che hanno commesso un suicidio. Non per il motivo solo, ma è statisticamente dimostrato che in Ungheria c'è il più alto tasso di suicidi al mondo, dunque. È vero, ma il motivo è il seguente: gli ungheresi si suicidano quando non riescono a dimostrare il terreno. Vabbè, anche Tanner si è suicidato, però. Eh? Anche Tanner sì, si è suicidato per altri motivi, però. Può anche darsi che siano attori alla depressione. Anche Turing si è suicidato, è stato. E tanti si suicidano. Bene, Egervale sviluppò una matematica molto particolare, totalmente sconosciuta, anche perché scrisse gli articoli in ungherese oppure in tedesco su riviste austriache, su bollettini di ingegneri austriaci. Veramente non sono lette queste riviste. Ora noi abbiamo poi. Siamo partiti da un approccio veramente diverso, abbiamo scoperto che abbiamo fatto, essenzialmente abbiamo lavorato con un algoritmo equivalente, e Egervale ha scritto 3 o 4 articoli, ce ne sono adesso circa 400 con 2 monografie, una mia tradotta in russo cinese, una di cinesi, e io penso che gli iraniani ne faranno un'altra. Su che cosa? Nel 2001 ho pubblicato con 2 iraniani la soluzione del 10° problema di Hilbert ristretto, cioè il calcolo delle radici intere di un sistema con coefficienti interi. Un problema di cui non era nota una soluzione polinomiale che risale a Diofanto, a 2000 anni fa. Poi gli iraniani hanno continuato in questo campo e hanno abbastanza lavoro per un articolo. Ma da alcuni anni io avevo cominciato a guardare altrove. Mi ricordo benissimo il punto di partenza. Nel 1978 ero abbonato a Scientific American e apparve un articolo di George Wetherill, morto da poco, dello Smithsonian Institute, che era noto come lo specialista numero uno dei processi di formazione di sistemi solari, dai quali seguiva che i pianeti di tipo terrestre si trovavano fino a 500 milioni di chilometri dal Sole e quelli di tipo gassoso dopo. Quindi questa teoria data per scontata è crollata completamente con la scoperta dei più di 2000 pianeti extrasolari che è stata fatta oggi, che ha dimostrato che queste strutture non lineari hanno tutta la complessità, la ricchezza e la difficoltà di analisi dei sistemi non lineari. Quindi si sono trovate, ad esempio, un caso di una stella attorno alla quale gira a bassissima distanza un pianeta gassoso grande circa come Giove, e questo dovrebbe essere possibile. Il pianeta non spiraleggia, non finisce sulla stella, il perché questo sia è dovuto a un risultato di un grande, per me, astrofisico italiano, del Popolo, che ha pubblicato quando era qui a Bergamo una decina di articoli all'anno, dopo lunghe traversie, è riuscito ad avere un posto di ricercatore a Catania, mi ha detto, ha vinto con 82 pubblicazioni sulle riviste internazionali. Bergamo l'ha perduto, ma non voglio dire perché. Poi dillo, 10 anni fa. Dillo. 10 anni fa circa. Bene. Ma anche fa con che facoltà? Però era con me. Ha lavorato con i miei fondi di ricerca oppure con la borsa. Allora c'erano dipartimenti separati, adesso tutti insieme. C'erano dipartimenti separati e succedevano anche cose strane. Vabbè, su cui non mi pronuncio perché non vorrei che qualcuno qui si suicidasse. Vergognandosi di essere in Italia. Vabbè, non importa. E Gasco Recali potrebbe scrivere un'enciclopedia su queste cose. Io ho detto a Tiglio Galligani, che è stato per certi aspetti di libro, computazionale, di scrivere un libro
su tutte le cose che lui ha visto, perché Gallegani parte negli anni 50 con l'informatica, che sono i primi codici, eccetera, eccetera, dove c'è l'analisi numerica, nel parallelo, eccetera, eccetera. Conosce tutto, però non ha il coraggio di scrivere un libro. Eppure ha un tumore e non ha moltissimi anni davanti, ma ha paura. Degli avvocati. Vabbè, comunque, lasciamo da parte questo e torniamo a George Wendelin, che scrisse un articolo su un ente astronomico che lì era sconosciuto. Perché fino ad allora la mia conoscenza dell'astronomia risaliva quando a 14 anni lessi un libro di Margherita Hack e poi qualche cosetta. Margherita Hack, considerata il numero di riferimento 1 in Italia, o almeno dei miei colleghi, la quale a 90 anni ha scritto un'autobiografia dove trovate che non ha mai fatto ricetta, ha girato l'Italia facendo conferenze, un paio di soldi, e non ha avuto figli perché gli animali sono migliori degli uomini. Vabbè, a parte questo, cosa sono questi oggetti Apollo? Gli oggetti Apollo sono oggetti la cui analisi e formazione può derivare da trasformazioni di comete che hanno perso il gas, oppure dalla fascia degli asteroidi di qua di là, ci sono varie ipotesi, con dimensioni di qualche chilometro, fino a qualche chilometro, il più grande arriva su 30 chilometri, noto adesso, e tali che la loro orbita può far intersecare con l'orbita, vabbè, della Terra, di Marte, di Venere, e li può portare sul Sole. E la probabilità che loro era stimata era di 4 impatti sulla Terra ogni milione di anni con oggetti di diametro come un chilometro, che significa una potenza di molti milioni di megatoni. Bene, a questo punto l'idea che mi è venuta è che un impatto con la superficie di un oceano darebbe luogo a degli eventi tali da portare a un riscaldamento della Terra, in particolare a uno scioglimento dei ghiacci in caso di esistente era glaciale. Un impatto su un continente avrebbe l'effetto contrario, immettendo polvere nella stratosfera che poi si disperde, blocca la radiazione solare e porta ad un raffreddamento. Io pubblicai questo articolo e lo mandai al premio Nobel Abdus Salam, un sufi perseguitato dai musulmani, che allora si trovava. I sufi sono una variante. I sufi antecedono di molto, sono spesso in contrasto. D'altronde il mondo, la maggior parte dei morti di origine musulmana non sono con i cristiani, ragazzi, ma sono all'interno del mondo musulmano. Perché Ibn Saud sterminò 600.000 sciiti in Arabia, un bandito che ha avuto il potere da Churchill. E Tamas Kulikan, Ibn Wahhab, Nadir Shah, Tamas Kulikan Ibn Wahhab, Nadir Shah, che è stato uno straordinario Shah per la sua capacità. Scusa, io ho bisogno di sapere una cosa. Stai leggendo? No, a mente. Io faccio sempre a mente. Mamma, che paura! E bene, questo Kulikan, che fu una cosa stranissima, vabbè, comunque lui sterminò, uccise l'intera popolazione di Delhi, 4 milioni di abitanti, poi sconfisse il califo ottomano prendendogli l'Iraq, l'Azerbaigian, la Georgia e dandogli da pagare una cifra tale che indebolì il mondo ottomano per sempre, e poi lui ospitò chi? Siamo nel 1750 circa, ospitò il fondatore del wahhabismo, il quale gli disse: senti, questi iraniani sono degli eretici, essendo sciiti, devi convertirli. E lui iniziò una conversione forzata, uccise metà della popolazione dell'Iran, 6 o 7 milioni di abitanti. Finché giunto ai 70 anni, qualcuno riuscirono ad entrare nella sua tenda, lui tirò fuori la sua cimitarra, tagliò la testa a due, ma il terzo lo colpì. Nel frattempo lui aveva ospitato anche falsi missionari francesi e inglesi, i quali l'avevano spinto a fare certe operazioni perché l'attacco ai Mogul con la distruzione di Delhi ha aperto
all'Inghilterra la conquista della parte alta di tutta la Valle del Gange. Quindi lui è stato un fantoccio nelle mani degli inglesi e probabilmente anche nelle mani dei francesi. Bene, allora, Abdus Sala mi scrisse che approvava da approvare il mio scenario, poi anche lo incontrai a Trieste, e tra l'altro l'idea che questi impatti diversi siano tali da poter originare due glaciazioni diverse, fine di una glaciazione e attivazione di una glaciazione, pare che non era mai stata considerata da nessuno. Questo si trova in un libro della Cambridge University Press di Trevor Palmer, solo per l'impatto sul continente, dove Fred Hoyle aveva fatto la stessa proposta simultaneamente con me. E successivamente, per quanto riguarda l'ultima glaciazione, sono invece giunto alla conclusione che sia stato un passaggio ravvicinato di un grande pianeta che avrebbe essenzialmente gli stessi effetti di un impatto sull'oceano, perché non ci sono tracce di un impatto sull'oceano, che sia stato abbastanza grande. Bene, vedremo allora. Il mio inizio di lavoro ha riguardato le glaciazioni, gli eventi associati agli oggetti Apollo, e poi ultimamente è venuta questa idea di un pianeta che passa, termina la glaciazione, riscalda l'atmosfera, scioglie i ghiacci, sale il livello del mare e termina l'Atlantide. Da questo punto diventa assolutamente un corollario. E poi cosa fa questo pianeta? Lo vedremo, continua. Gira per 120 volte attorno al Sole con un'orbita ellittica, periodo di 20 anni. Gesù, ti interrompo. Pare che Atlantide non sia sprofondata, ma sia ricolta. Vabbè, si possono fare tante teorie. Atlantide non è mai sprofondata, semplicemente se il livello del mare sale di 100 metri viene coperta. Atlantide aveva un porto, era una città portuale, con il livello del mare sale di 100 metri, il genere va a scappare. Attorno 100 metri sotto, se però sale non gradualmente ma con un evento catastrofico, tutta la struttura di Genova scompare, viene polverizzata dallo tsunami. Tenete conto che lo tsunami ha effetti che crescono con la stessa potenza della velocità. Recentemente si è scoperto che quasi tutte le grotte che si trovano su costiere rocciose degli oceani e dei mari sono scavate in pochi minuti da uno tsunami. E non sono il risultato di una lenta elaborazione. È un problema di sesta potenza. E d'altronde, quando si andate a vedere le alluvioni che abbiamo avuto, perché sono state così? Perché la velocità dell'acqua cresce. Un mese fa il Seveso si è avvicinato in padre la cantina di casa mia, a Bretagna era impressionante, normalmente le acque scorrono lentamente, e lì scorrevano, non so, 50 km all'ora. E l'aumento di capacità di portare via le coste eccetera eccetera cresce, credo con la sesta potenza, ma magari potrebbe essere una quinta. Bene, adesso le do alcune scenari come si sono evoluti fino ad oggi dal punto di vista classico e contributi di altre persone a scenari nuovi. Allora, i primi lavori di tipo astronomico è probabile che siano indiani, però non sono ancora stati pubblicati, sono in sanscrito. Qui devo citare Subhash Kak, che è professore di meccanica quantistica, di computing quantistico e altre cose in un'università americana, ma è anche indiano del Kashmir, appartiene alla famiglia reale del Kashmir, ha scritto 400 lavori sull'India antica e una ventina di libri, ad esempio di astronomia, eccetera. Lui ha anche tradotto, ha tradotto un'opera di matematica del V secolo che antecede di 300 anni la conoscenza del metodo di eliminazione, che normalmente si dice agli studenti è di Gauss. L'avevano i cinesi nel 9 secolo e gli indiani nel V secolo. Però pare che molti docenti di algebra lineare non leggono i libri in sanscrito. Allora, qui vediamo, sotto c'è una proposta di immagine di Ptolomeo. Ptolomeo è stato non solo un grande teorico, ha fatto anche un Atlante con la collezione di migliaia di stelle, che fu superato poi
soltanto prima in Asia centrale da Ulugh Beg, dai Sufi dell'Asia centrale, e poi da Chebrero che usò i dati di Tycho Brahe e così via. Poi lui, Tolomeo, fece anche la costruzione di quella che fu considerata una delle sette meraviglie, la torre di sul faro, che era un'isoletta vicino ad Alessandria, alta 130 metri, se ben ricordo, con un luogo di esplorazione a 112 metri e 61 stanze, la quale è crollata molto più tardi per un terremoto e così via. E pare, questa torre c'era una lente enorme, di più di un metro di diametro, montata su un supporto di acciaio che aveva fatto venire dalla Cina. I cinesi alla sua epoca erano bravissimi nella costruzione dell'acciaio, fatto da probabilmente da discendente dei magiari, e così bravi che quando gli inglesi inventarono il processo Bessemer, che già è noto era ai cinesi, per fare funzionare gli impianti, in pratica, data tutta una serie di problemi pratici che salgono sempre fuori, fecero venire degli ingegneri dalla Cina. Siamo attorno al 1700. Come divagazione, qual era la più importante fabbrica di acciaio in Italia nel 1000, quando il sud fu preso dal nord? Una fabbrica di 3.000 operai in una valle della Calabria, che era stata copiata dai russi che avevano fatto il Comstock copiandola, e che fu chiusa per impoverire il sud le tecnologie che aveva. Ed è una fabbrica che si trovava in un posto dove il ferro già si lavorava in epoca greca, perché il ferro che si prendeva all'isola d'Elba era lavorato solo in modo non approfondito dagli etruschi. Poi veniva spedito, prima per una raffinazione nella zona dei campi Fregenei, Pozzuoli, dove c'erano molti minerali che potevano essere aggiunti, e poi credo proprio in questa fabbrica che si trovava nel territorio di Sibari. Quindi qui abbiamo, in alto c'è Benitowski giovane, su cui dirò qualche cosa, a sinistra c'è Tom van Flander, che venne alla conferenza del 2001 e che ha scritto il più bel libro che io conosco di astronomia moderna, ricco di idee, in cui c'è tutta una parte sull'origine delle comete che da lui, secondo lui, provengono da un'esplosione nella zona della fascia degli asteroidi, che era già l'idea di Orbex che lui ha sviluppato. Poi lui afferma che l'universo deve essere infinito nello spazio e nel tempo e che deve esistere un numero infinito di forze, ciascuna caratterizzata da una sua distanza d'azione tipica. E noi sappiamo che le forze deboli e forti nucleari agiscono su distanze molto piccole, le elettromagnetiche sono confrontate comunque. Secondo lui, ad esempio, l'osservazione che è stata fatta dell'esistenza di galassie che sono disposte su strutture parallele, grandi, chiamate grandi muraglie, distanti 600 milioni di anni luce, indicherebbe una forza con azione tipica, con diciamo, distanza tipica sui 600 milioni di anni, che chiederebbe queste strutture. Questa è un'idea molto interessante, che io personalmente condivido, anche se così a livello filosofico, perché ritengo che le idee del Big Bang siano basate sulla pretesa di sapere oggi quello che fra 500 anni non sapremo, o di sapere se l'universo è creato da Dio come la mente di Dio, e inoltre, per quanto riguarda specificamente il Fiat Lux biblico, vedremo più avanti, che nulla c'entra con la un Big Bang, ma che c'entra semplicemente con un evento del 10.500 anni circa. E a destra è uno dei quattro libri di Tomo di John Ackerman, un fisico che ha lavorato in servizi segreti militari americani a lungo, occupandosi di foto da satellite, e che ha scritto questi libri cercando di interpretare in particolare Veda, le sue antiche scritti indiani in termini di certi eventi.
Velikovsky è nato in Russia, suo padre era il più importante, il più ricco degli amici di Weizmann ed è finanziatore di kibbutz, infatti il primo kibbutz di Israele è stato fatto con denaro di suo padre che è un grande commerciante a Mosca. Velikovsky studiò parecchie lauree, dopo la rivoluzione fuggì tramite il Caucaso, andò in Israele, dove divenne abbastanza ricco facendo lo psichiatra, e poi leggendo il libro di Freud su Edipo e conoscendo, avendo anche studiato la storia egizia, ebbe l'idea che l'interpretazione reale fosse totalmente diversa, cioè che il mito greco di Edipo fosse un rifacimento della storia di Akhenaton. E scrisse un libro che io cominciai a leggere alle 9 di sera e lo finì alle 3 di mattina. È stato il libro più avvolgente che abbia mai letto. L'ho saputo da De Grazia. Quando De Grazia andò a trovare Velikovsky a Princeton, Velikovsky gli diede proprio questo libro e anche lui lo lesse non stop. Un libro che non è mai citato, ma che è interessantissimo. Velikovsky si concentrò per 10 anni nello studio di testi antichi in modo di tutto, spostandosi a New York, dove le biblioteche erano più fornite che in Israele, che è un paese negli anni 30 proprio all'inizio, anche se era tranquillo, e uscì con una decina di libri, più una ventina di libri, che saranno pubblicati in Italia da questo mio conoscente che si chiama, che è l'editore Profondo Rosso, tra i quali uno dei più importanti è quello che si chiama In the Beginning, in cui lui raccoglie tutta una serie di informazioni sui tempi primitivi. Perché in Mondo in Collisione lui ipotizza, cosa che secondo me è solo parzialmente vera, la nascita di Venere da Giove nel 1500 avanti Cristo, e l'errore è che dovremmo andare al 7000, e che eventi come l'esodo siano dovuti all'azione della coda di Venere come una cometa sulla Terra, e invece c'è un'altra spiegazione, perché lui ha letto molto della letteratura classica, ma non tutto, purtroppo non riesce a leggere tutto, e poi ha scritto Egesi in Caos, che è fondamentale, dove lui sostiene che il fatto che i biblisti di oggi non ritengono vera storicamente la Bibbia è dovuto al fatto che assumono vera la cronologia egizia. Ora lui è andato a vedere l'origine della cronologia egizia, che parte da Champollion e Lepsius, i quali erano stati in Egitto con Napoleone, eccetera, stati in Egitto, e scopre che loro partono dalla datazione dell'anno sotico in Censurino e sbagliano questa datazione. Altri studiosi come Hall, James e altri, e soprattutto come i due astronomi Club e altri, sono giunti alla stessa conclusione. Quindi, correggendo questa datazione, non ci sono più problemi. E in particolare, cosa succede? Succede che gli Ixos non arrivano nel 1700, ma nel 1450, che l'esodo avviene nell'ambito di un grande evento catastrofico al termine del Medio Regno Egizio, che fu la civiltà più importante, più ricca di costruzioni e di civiltà dell'Egitto, pensate a Sedoste I, che probabilmente arriva all'India, eccetera, eccetera, ma che non ha lasciato quasi nulla, perché ha avuto la distruzione del diluvio di Deuteronomio. Vabbè. Andiamo avanti. Posso dire, vediamo che cosa sapevano gli antichi classici sui pianeti. Arrivavano sino a Giove, e Giove, per essere re dei pianeti, come una sperlina, doveva avere qualcosa di particolare. E la mia conclusione sarà che Giove si trovava più vicino, si trovava nella zona della fascia degli asteroidi. Nel mondo classico è anche importante Aristarco, perché è stato lui a dare il modello eliocentrico, e Copernico lo sapeva benissimo. Nel testo, nel manoscritto originale, Copernico cita sempre Aristarco, ma nel testo finale ha tolto tutte le citazioni. Bene, poi il suo tema era da respingere. Poi andando avanti verso il 1500-1600,
Abbiamo Keplero, che è stato, che ha avuto una vita difficilissima tra malattie, la madre accusata di essere una strega, eccetera, eccetera, è un lavoratore straordinario ed è giunto a dare le tre leggi di moto su Venus, eccetera, dei pianeti. Scusa, ti permetto una cosa, sì. Io quando tanti anni fa ormai avevo studiato la storia della scienza, avevo studiato un libro che proprio descriveva tutte le operazioni che aveva fatto Keplero per convincersi di passare dal cerchio all'ellisse, perché il cerchio era la visione, no, assolutamente, bisognava che tutti i corpi celesti fossero sferici. E lui fece tutto una serie, ma ragionamenti che non mi ricordo, complicatissimi, non ricordo del libro, in cui cercava di mostrare di passare per arrivare all'ellisse. E arrivò all'ellisse, che era il suo. Giusto? Certo, certo. No, tra l'altro, se voi volete leggere che Keplero, l'opera completa è ancora in latino, salvo pochissime traduzioni. Galileo è un po' il dubbio, secondo me, quello che ha fatto, perché ha costruito degli strumenti, ma erano strumenti già noti e assunti. Sosteneva che un grave abbandonato a se stesso si muovesse con un cerchio, il telescopio era probabilmente non più potente di quello costruito da Roger, ha scoperto i satelliti galileiani. Poi abbiamo colui che è stato un gigante assoluto, padre mio, Newton, che ha sviluppato la teoria dei principi, che sono analisi infinitesimale, e poi sono le leggi della meccanica, leggi astronomiche, e poi anche si è occupato di ottica, dedicandoci solo 4 anni. È vissuto 85 anni, di cui circa 70 è dedicato allo studio. Il resto l'ha dedicato all'alchimia, l'ha dedicato alla biblistica, non credeva tanto al concilio di Nicea e si dedicò alla lettura praticamente di tutti i testi dei padri della Chiesa per vedere se Atanasio avesse esattamente detto quello che stava nei testi e concluse che Atanasio aveva falsificato. Poi divenne direttore della zecca, era il più ricco cittadino inglese, non si sapeva come spendere i soldi perché non si sposò mai, spendeva tutti i soldi in libri, pare. Quando morì andarono a cercare tutte le monete d'oro che dovevano essere nascoste in casa sua e non trovarono nulla. Il suo funerale fu seguito da centinaia di poveri. Ma a casa sua trovarono un mare di libri di alchimia, a casa di Newton. La maggior parte dei lavori di Newton non sono noti, sono tenuti segreti, non ci sono le opere complete, le conoscete. Perché quando volevano pubblicare l'opera omnia hanno aperto quelle casse, si sono guardati in faccia e hanno richiuso subito il bene del nome di Newton. Erano contro la Chiesa, contro tutto, non lo sai, quindi lì non so quando li apriranno. Euler è un altro gigante del Settecento che pare da solo abbia sviluppato, prodotto a metà dei lavori scientifici del Settecento. In certi giorni scriveva 3 lavori. Era diventato cieco usando il telescopio per guardare il sole, però aveva un assistente che scriveva quello che lui dettava. Vennero da lui a dirgli che era stato scoperto un pianeta nuovo dopo Urano, Nettuno. Gli diedero dei dati, lui a mente calcolò l'orbita, poi si fece portare una tazza di tè e accarezzò la nipotina e morì. Sembra fix. Questo è Newton. Dopo, vanno citati, come dicevo, Newton era stato scoperto sulla base di perturbazioni. Plutone si pensò che dovesse esistere sulla base di perturbazioni, ma fu scoperto invece da un'altra parte che non c'entrava niente le perturbazioni.
Poi Olbers scoprì la fascia degli asteroidi, ipotizzando l'origine esplosione, si trova tra Marte e Giove, e secondo Van Flander è dovuta anche secondo lui a un'esplosione. Si scoprì poi che i pianeti si trovano su distanze dal Sole non arbitrarie, pare, basate su una seconda certa legge empirica chiamata di Titus-Bode, su cui si è lavorato moltissimo usando della matematica più che sofisticata, finché qualche anno fa il burgo Vladimir Dambor, che è venuto spesso a Bergamo, ha sviluppato una teoria generale della quantizzazione di sistemi non lineari macroscopici basata sopra il pendolo non lineare, e da questa segue immediatamente la legge di Titus-Bode. Dambor mi portò a 2000 metri d'altezza sui monti Rodopi, nel sud della Bulgaria, dove c'è l'osservatorio del sud dei Balcani. Era il mese di febbraio, e passai poi la notte in una stanza che non era stata riscaldata, era stata 15 sotto zero. Ma il cielo era così favoloso, così limpido, che Venere, pur non avendo io la migliore delle viste, si vedeva come un cerchietto. Venere si può vedere come un cerchietto e si possono anche vedere le fasi. C'è gente che arriva a 20 decimi. Uno di questi è stato il grande medico Josef Needham, che ha scritto i 25, ha curato i 25 volumi dedicati alla Cina. Ma Plinio descrisse le fasi di Venere nel Naturalis Historia, sono descritte proprio. No, anche quelli che vedevano le navi che uscivano dal porto di Erice, le navi che uscivano dal porto di Cartagine, forse con 20 decimi ci si può. Ecco, queste sono immagini della fascia degli asteroidi, una a qualche vulcanetto. Dambor sulla destra, lui poi fu il secondo votato alle elezioni per primo ministro in Bulgaria, divenne il presidente della commissione per l'ingresso della Bulgaria nell'Unione Europea, e poi gli trovarono una leucemia il 3 mesi dopo. Su Plutone si è scoperto di un sistema doppio, si conoscevano stelle doppie, il primo pianeta, o poi si è anche discusso, c'è stata una fra gli astronomi, c'è stata una votazione se Plutone dovesse essere considerato un pianeta o un membro della fascia di Kuiper. Poi alla fine non si sono neanche messi d'accordo. Comunque il sistema doppio ha un compagno chiamato Caronte, che analisi orbitale indica fu strappato da Nettuno. Quindi cattura il sistema a quattro corpi da parte, quindi Nettuno, Caronte, Sole e Plutone, da parte di un oggetto. Quindi un oggetto piccolo come Plutone può togliere un oggetto di dimensioni confrontate da un pianeta grande. Poi si sono scoperti i cosiddetti oggetti Kuiper. Ci sono dei punti cosiddetti lagrangiani in cui l'attrazione terrestre è a ridosso uguale a quella solare. Se qualche oggetto finisce in questi punti, può restare con un movimento molto complicato, oscillante, abbastanza complicato. E attualmente ne sono noti almeno due, di 8-12 km di diametro. È possibile che altri si trovassero in questa zona, che c'è una nuvola di oggetti Kuiper, che poi è stata catturata dalla Terra. Cometi, oggetti Apollo sono oggetti che possono intersecare le orbite, la maggior parte finisce sul Sole, però un certo numero finisce sulla Terra. Attualmente sono noti più di 200 Apollo di dimensione superiore a un chilometro in orbita di impatto terrestre, e voi sapete c'è quello che si chiama Apophis, che potrebbe colpire la Terra, nessuno ne è sicuro, fra una quindicina di anni. E
un diametro di circa 400 km, ovvero 10 volte il diametro stimato dell'oggetto Tunguska, quindi un'energia stimabile di 1000 volte. L'oggetto Tunguska aveva energia da 50 megatoni, quindi qui andremo su 50.000 megatoni, cioè l'esplosione di 50.000 bombe di idrogeno da un megatone, che potrebbe creare qualche danno, e non so nemmeno se sia assicurato. Non credo. Perché le alluvioni per Seveso non sono assicurate. Ma ha già fatto dei calcoli in proposito? C'è una commissione che è guidata da un italiano che si chiama Andrea Milani, che sta a Pisa. Io andrei a trovare. Non possono fare il calcolo perché quando questo oggetto si avvicina al Sole si riscalda e perde massa. E dove va la massa nessuno lo sa esattamente. E la massa interagisce con azione e reazione, quindi è estremamente difficile. Si fanno delle stime, le quali variano secondo la H, che è una probabilità del 50%, secondo alcuni è di 1 su 6.000, quindi potrebbe essere. Ma quello che mi ha colpito è quando chiesi a Milani perché si chiama COFIS, perché c'è stato un film di fantascienza. No, il nome invece viene da un mostro sacro egizio. Probabilmente i film di fantascienza. Sì, esatto, lui non aveva questo riferimento. Poi c'è tutta la questione straordinaria della scoperta di pianeti attorno ad altre stelle, che è cominciata 30 anni fa, attualmente ne sono noti circa 4.000, di cui 200 in zona abitabile. E probabilmente si trovano anche presso quegli oggetti nuovi interstellari, che sono le nane scure rosse, che hanno dimensioni abbastanza grandi, super giuliane, ma non tale da attivare una reazione nucleare, di fusione nucleare, quindi trasformare le stelle. Queste sono forse tante quante le stelle. Quindi, nel giro di dal dopoguerra ad oggi, cosa è successo? Nel dopoguerra, Fred Hoyle scrisse un libro di review generale dell'astronomia dicendo: sono assolutamente sicuro che quello che io scrivo qua, da qui a 500 anni, sarà ancora accettato da tutti, tranne più qualche piccolo ritocco. Cioè, le sorprese sono enormi. Qui abbiamo Plutone, è un Apollo, un oggetto Cruist. Vediamo qualche altra cosa che si è saputo grazie alle sonde spaziali, le quali hanno dato ovviamente un grande contributo, pur essendo grande il contributo del Hubble, di tutti i telescopi straordinari, perché sono telescopi anche in parallelo, eccetera eccetera. Cosa si è saputo? Mercurio non ha mantello, è un pianeta con una massa di uguale a 7, quella terrestre di circa 5, è un forte campo magnetico, come se fosse un nucleo. Secondo Ackermann, vedremo più avanti, ha una certa origine, la teoria standard è che è stato colpito da qualcosa che avrebbe spezzato e buttato via il mantello. Venere è molto calda. All'inizio, della prima esplorazione spaziale, si pensava a temperature di invece la temperatura è altissima, la superficie è fusa e inoltre si è verificato che la temperatura dell'atmosfera, del tempo atmosferico, diminuisce. E qui abbiamo Venere con la superficie piena di magma, Mercurio, Marte ha quella struttura che è una fessura lunga 5.300 km, il Pales Marineris, che è analizzato poi particolare e che potrebbe avere un significato, secondo Ackermann, ha un significato più preciso. O su Giove, la macchia rossa non si sposta. Si è sempre detto che Giove è il segnale di un uragano, però gli uragani si spostano per la forza di Coriolis, quindi non si è mai spostata. Ackermann sostiene che ci sia sotto un cratere gigante, profondo anche migliaia di chilometri, da cui ancora esce del magma. Ora, il risultato recentissimo e assolutamente inatteso è stato ottenuto dalla sonda Venus 5, che dopo Venere ha viaggiato verso Giove e Saturno e ha trovato
aveva un gravitimetro estremamente accurato che ha prodotto la distribuzione di massa di Giove e di Saturno e ha trovato che la massa di Giove è inferiore a quella di Saturno, sebbene Giove è grande circa due volte. Causa probabile un impatto con un oggetto. In quale massa? La questione è stata studiata in Cina, a Pechino, al Dipartimento di Astrofisica, e risulterebbe una massa 10 volte la massa della Terra. E questo si accorda con il discorso che trovo più avanti. Ecco qui un confronto fra Giove e Saturno. Qui si vede la macchia rossa, più in dettaglio. Qui è Giove in costruzione. C'è da dire una cosa interessante. Quando si ha un'esplosione di questo tipo, il materiale emesso comprende neutroni, elettroni e protoni. Elettroni sono negativi, protoni positivi. E viene emesso all'interno del sistema solare e poi oltre il sistema solare e al di fuori della galassia. Gli elettroni hanno velocità superiore a quella dei protoni. Per cui questo dovrebbe creare una regione a carica positiva. Quando la carica positiva diventa elevata si ha una specie di esplosione. Cioè, questo è un discorso da poter fare. Questa è un'immagine di tipo archeologico, antropologico, eccetera.